Regione, arrivano le prime nomine dell'aggiunto Occhiuto, due direttori generali, capo di gabinetto e portavoce. Prende corpo con il passare delle settimane la regione del neopresidente Roberto Occhiuto, nella sua diverse articolazioni burocratiche. La giunta regionale ha infatti nominato i nuovi dirigenti generali di due dipartimenti, quelli della sanità e quello delle infrastrutture e lavori pubblici. Alla sanità è stata indicata Iole Fantozzi, già dirigente dell'azienda ospedaliera di Cosenza e commissario del GOM di Reggio Calabria, mentre a guidare il dipartimento infrastrutture sarà Claudio Moroni, che nel suo curriculum ha varie esperienze dirigenziali alla presenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile e al Ministero dei Lavori Pubblici, soprattutto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fantozzi subentra Giacomino Brancati e Moroni a Domenico Pallaria. Sono due esterni alla cittadella. Inoltre, il presidente Occhiuto ha designato anche due figure di stretto contatto con la presidenza. Luciano Vigna sarà il suo capo di gabinetto a titolo gratuito perché Vigna ha già un inquadramento e Fabrizio Augimeri il suo portavoce. Per Teleionio, Salvatore Condito. Nuova seduta del Consiglio regionale il 29 novembre. Lunedì prossimo 29 novembre, con inizio fissato alle ore 11:30, è stata convocata la seconda seduta del Consiglio regionale della dodicesima legislatura della Regione Calabria. Due i punti all'ordine del giorno della seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, Filippo Mancuso. L'assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2021-2023, approvato ieri dalla Giunta, presieduta dal Governatore Occhiuto, relatore il consigliere regionale Salvatore Cirillo, e l'approvazione del programma di governo dello stesso Occhiuto. La prima seduta della nuova legislatura regionale si è tenuta il 15 novembre e ha visto l'insediamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con l'elezione del presidente Mancuso della Lega, dei vicepresidenti Pierluigi Caputo, Forza Azzurri e Francesco Iacucci, PD, e dei segretari Cirillo di Coraggio Italia ed Ernesto Alecci, PD. Tenta di entrare in tribunale a Vibo Valentia in un contello, denunciata 55enne. Gli agenti della squadra volante della questura di Vibo Valentia hanno denunciato una 55enne dell'Est Europa per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli addetti di vigilanza hanno bloccato la donna mentre cercava di entrare nel palazzo di giustizia di Vibo Valentia con un coltello nascosto nella borsa. Gli agenti, immediatamente intervenuti sul posto a seguito di perquisizione, hanno trovato un coltello a serramanico di libera vendita che è stato sequestrato. Per Teleionio, Salvatore Condito. A Catanzaro manifestazione USB. Alla cittadella manifestazione dell'USB per chiedere l'aumento delle ore lavorative degli LSU LPU e percepire contributi arretrati. Siamo insieme agli LSU LPU della Regione Calabria che in sostanza si manifesta per quanto riguarda sia l'aumento delle ore e sia la retribuzione, perché in sostanza gli ex LSU LPU dagli anni precedenti, 2020, 2019, eccetera, lavoravano a 20 ore alla settimana a tempo determinato. Da gennaio sono state stabilizzate da parte della mia amministrazione, Comune di Fabrizia, a 18 ore settimanali. 18 ore settimanali che in sostanza è una miseria, c'è questo lo Stato che tramite diversi decreti governativi ha stabilizzato tutte le sue LPU della Calabria 18 ore alla settimana, però adesso sto scoprendo che, pure, che il Comune di Serra San Bruno invece di stabilizzare 18 ha stabilizzato a 12 ore alla settimana. Una cosa pure importante e seria e abbastanza seria è che la colpa è pure della Regione Calabria perché in sostanza come comune abbiamo anticipato fino ad oggi di stipendi di fondi comunali circa 155 mila euro per pagare lo stipendio da gennaio ad oggi a 20 LSU ed LPU stabilizzati. Io ho chiesto il decreto di erogazione da parte del Ministero per coprire quello che ho anticipato. Ad oggi mi risponde il Ministero con una nota che il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro mi risponde una nota che io ho inviato per chiedere dei chiarimenti sul decreto di pagamento degli stipendi, dove dice che la Regione Calabria è stata sollecitata diverse volte dal 25 di marzo 2021 a maggio-giugno per inviare tutta la documentazione per preparare i decreti per i comuni. Facciamo il punto, quanti sono i comuni interessati e quante le persone, i lavoratori interessati al di là del comune e del suo comune? Questo non lo so dire, però penso siano un 4.500 LSU LPU in tutta la Calabria. I comuni interessati, quasi tutti i comuni interessati della Calabria fanno parte
degli LSU+. Oggi protestiamo in cittadella regionale perché vogliamo che vengano rispettati gli impegni che sono stati assunti da parte della politica calabrese e nazionale nei confronti di questi lavoratori. Noi già dovevamo essere inseriti nel decreto ristori per l'aumento delle ore che per i lavoratori LSU+. Nel decreto ristori non è stato possibile, ci è stato garantito che saremmo stati inseriti nella legge di stabilità che verrà approvata a breve da parte del governo. Nella bozza che abbiamo visto noi, questo aumento delle ore, noi non ci siamo, quindi siamo qui per chiedere con forza di essere inseriti nella legge di stabilità per avere un aumento di ore che ci dia un contratto dignitoso come avevamo prima, cioè noi prima avevamo un contratto a 26 ore con un contratto a tempo determinato, nel momento che siamo entrati a tutti gli effetti nella pubblica amministrazione ci siamo visti decurtare lo stipendio, cioè da 26 ore invece di portarlo a 26 ore siamo arrivati ad avere un contratto a 14 ore, a 15 ore. Quante sono le persone interessate? Le persone interessate sono circa 4.000 lavoratori LSU+, e in più abbiamo ancora lavoratori che non sono stati stabilizzati, che sono nel bacino, e quindi non si riesce a capire tutto questo. Ma qui in cittadella oggi non ci sono molte persone per ammalizzare. Ci sono molte persone perché parecchi comuni hanno stabilizzato anche a 36 ore, qualcuno anche a 26 ore. Ci sono comuni che hanno delle difficoltà di cassa che purtroppo non li possono stabilizzare. Abbiamo avuto un incidente, noi siamo partiti alle 8 stamattina da Reggio, siamo arrivati ora, c'era un incidente, quindi la gente un po' alla volta sta arrivando. Però sta arrivando piano piano perché ora abbiamo avuto già un'interlocuzione con la Presidenza, c'è la disponibilità anche dal Presidente Occhiuto che è in ritardo perché anche lui per l'incidente è rimasto bloccato e quindi vorrebbe ricevere una delegazione per rapportare tutta questa situazione che stiamo raccontando e quindi aspettiamo di avere questa convocazione anche per parlare col Presidente direttamente. Il Presidente a tutti i parlamentari calabresi. Su input che abbiamo, che ha trasferito il comunicato che abbiamo fatto come USB a tutti i parlamentari per impegnarsi a risolvere questa questione. Incidenti stradali Istat, nel 2020 in Calabria 61 morti. Nel 2020 in Calabria sono verificati 2.079 incidenti stradali che hanno causato la morte di 61 persone e il ferimento di altre 3.264. La situazione pandemica ha determinato un decremento rispetto al 2019 di incidenti, vittime e feriti, anche se inferiore rispetto al livello nazionale per gli incidenti e maggiore per le vittime, quanto rileva l'Istat in Calabria, descritto in una nota nel periodo 2001-2010. Le vittime della strada sono ridotte del 20%, rispetto alla media nazionale fra il 2010 e il 2020 si registrano variazioni rispettivamente di meno 55,8% e meno 41,8%. Nello stesso periodo l'indice di mortalità in regione è diminuito da 4,1 a 2,9 decedute ogni 100 incidenti, mentre quello nazionale registra un leggero aumento da 1,9 a 2,0 decessi ogni 100 incidenti. Nel 2020 l'incidenza degli utenti vulnerabili per età, bambini, giovani e anziani periti in incidenti in Calabria è inferiore alla media nazionale. Guardando agli utenti vulnerabili, secondo il ruolo avuto nell'incidente conducenti passeggeri di veicoli, il loro peso relativo a quello nazionale. Donna latitante da oltre 6 anni arrestata nel Materano su ordine carcerazione Procura Reggio. Una donna di 59 anni di nazionalità straniera che deve scontare una pena a 10 anni di reclusione perché ritenuta responsabile di riduzione in schiavitù è stata arrestata dalla polizia stradale ad un posto di controllo istituito alla periferia di Matera. La donna latitante da oltre 6 anni era ricercata dopo un ordine di carcerazione emesso nel giugno del 2015 dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria perché deve scontare la pena per il reato di riduzione in schiavitù. Al momento del controllo a Matera era a bordo di un autocarro su cui viaggiavano 7 persone. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Riciclaggio di denaro in Polonia, arrestato imprenditore calabrese a Prato. Fatture false per evadere il fisco e riciclare denaro di dubbia provenienza per 460.000 euro attraverso un'attività imprenditoriale in Polonia. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato a Prato, su un mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca, un imprenditore 49enne pratese di origini calabresi, già noto alle forze dell'ordine e considerato dagli inquirenti in onore di 'Ndrangheta. Già in passato l'uomo fu arrestato dai militari del ROS di Catanzaro perché coinvolto in un'indagine Stige per associazione a delinquere di stampo mafioso legata alla 'Ndrangheta.
Per gli investigatori polacchi, il 49enne, in associazione con altre quattro persone calabrese, aveva dato vita a una ditta di vendita di merci e servizi con sede a Lublino, che emetteva fatture false nei confronti di un'altra società con sede a Praga per riciclare denaro ed evadere il fisco. L'uomo si trova nel carcere di Prato a disposizione della Corte d'Appello di Firenze, che ieri ha deciso di non mettere il 49enne a disposizione dell'autorità giudiziaria. Serra, droga in camera da letto, la polizia denuncia un 23enne. Un 23enne è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia di Serra per produzione, traffico e detenzione di droga. Ieri mattina il giovane è stato fermato da una pattuglia nel corso di un servizio di ispezione sulla rete viaria delle Serre, che ha proceduto a una perquisizione. Controllo durante il quale il 23enne avrebbe dato segni di nervosismo, nonostante non emergesse alcun esito. La perquisizione è stata però estesa all'interno dell'abitazione del giovane, ricerche che in questo caso hanno dato esito. Nella camera da letto del giovane sono state infatti rinvenute tre piantine di marijuana, coltivate in vasi di plastica, irrigate e riscaldate da una lampada. Inoltre, dentro uno zainetto sono stati trovati un bilancino di precisione, una noccoliera e un grinder. Da qui la denuncia del 23enne, il quale dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. In conseguenza poi di quanto è emerso nel corso del meticoloso controllo effettuato dagli agenti, la denuncia è stata estesa anche al reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Marijuana nel garage, arrestato, annullato dal TDL. Nel garage gli trovano sacchi con dentro 140 kg di marijuana, circa 12 arbusti di fogliame e infiorescenze in fase di essiccazione, 6 ventilatori, un calorifero e un termostato. Materiale posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, i quali dichiaravano in arresto Salvatore De Stefano, 47 anni di Fabrizia, per questa vicenda finito lo scorso 11 novembre agli arresti domiciliari. Ma a distanza di qualche settimana dal provvedimento, il Tribunale del Riesame di Catanzaro annulla l'ordinanza cautelare, accogliendo in pieno l'istanza presentata dall'avvocato Tommaso Zavaglia e dall'avvocato Antonella Raimondo. In poche parole, da ieri Salvatore De Stefano è ritornato in libertà. Al momento i giudici del riesame non hanno depositato le motivazioni della sentenza, ma resta la decisione assunta in relazione ai rilievi mossi dalla difesa del 47enne di Fabrizia, che ha sostenuto la nullità dell'accertamento tecnico sulla natura della sostanza rinvenuta nel garage di De Stefano, nonché l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e l'estraneità dell'indagato ai fatti che gli venivano contestati, ossia produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, parte della sostanza rinvenuta è stata sottoposta a narcotest da personale dell'aliquota operativa della compagnia di Serra San Bruno, dando risultato positivo al reagente marijuana. Inoltre, quattro ulteriori campioni sono stati trasmessi al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per essere sottoposto a più approfonditi esami. Durante le fasi del ritrovamento, l'indagato si era dichiarato estraneo alla vicenda, sostenendo che il materiale trovato fosse da considerarsi di proprietà di un produttore di marijuana sativa, al quale aveva dato disponibilità del locale, versione però non confermata in questi termini dal produttore agricolo. Fallimento Banca Credito Cooperativo Cosenza in 28 rinviati a giudizio. Il GUP del Tribunale di Cosenza, Piero Santese, ha rinviato a giudizio 28 persone accusate di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno rilevante nel processo sul crack della Banca Credito Cooperativo di Cosenza, così come sollecitato dal pubblico ministero. Secondo l'accusa, gli indagati, tra cui i componenti del consiglio di amministrazione, avrebbero creato un buco di circa 23 milioni di euro con una serie di operazioni poi finite nelle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, e condotte dalla Guardia di Finanza, a seguito delle quali la banca finì in liquidazione. Il processo inizierà il 1 febbraio 2022 davanti al Tribunale Collegiale di Cosenza. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Staretti, video inutilizzabili, assolta un 86enne. L'accusa era di truffa aggravata ai danni dello Stato e aveva fatto finire nei guai una donna di 86 anni di Staretti, accusata di essere una falsa cieca. A inchiodarla sarebbero state delle videoregistrazioni che però non potevano essere utilizzate. I militari che hanno filmato l'anziana lo hanno fatto all'interno del suo domicilio, violando però le normative in materia.
Con questa tesi difensiva, gli avvocati Matteo e Vincenzo Caridi hanno ottenuto per l'anziana signora l'assoluzione, decretata dal giudice Antonella De Simone perché il fatto non sussiste. Si conclude un iter giudiziario, spiegano gli avvocati, che ha interessato una persona di 86 anni di grande levatura morale, che oltre alle sofferenze fisiche ha subito un grave vulnus nella propria sfera soggettiva e psicologica. La soluzione, con la formula più ampia, conferma lo spessore morale del soggetto e la sua riconosciuta dignità e onestà intellettuale. Sul caso si era già espresso il Tribunale del Riesame, annullando a novembre del 2019 il sequestro preventivo sui beni dell'indagata per vizi formali ed entrando nel merito della questione. Le accezioni dei legali vertevano sul luogo in cui le audioregistrazioni erano state realizzate, per i militari al di fuori dell'abitazione della donna, per i legali e il tribunale all'interno del suo domicilio, essendo l'androne in cui era stata registrata la conversazione, in cui la donna avrebbe avuto un comportamento comunicativo parte della sua abitazione. Tutto era già stato sancito dalle sezioni unite, che hanno specificato che il concetto di domicilio individuava un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. È dalla giurisprudenza in materia che considera luoghi destinati a privata dimora anche quegli spazi, quali i cortili e i giardini, che costituiscono parte integrante dell'abitazione, della quale sono destinati al servizio o al migliore godimento. Di qui la necessità di un'autorizzazione per effettuare delle intercettazioni ambientali, che però non era stata mai data. Operazione Alibante, il riesame respinge ricorso della procura su arresto alcuni indagati. Il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso del PM di Catanzaro contro l'ordinanza del GIP che il 26 aprile scorso aveva negato la custodia cautelare in carcere per quattro indagati nell'inchiesta Alibante: Domenico Aragona, Bruno Malvaggio, Pasquale Motta ed Enzo Pandolfo. Apprendo con sollievo del pronunciamento del riesame, afferma Motta in una nota, e ribadisco quello che ho sostenuto fin dall'inizio di questo incubo. Sono totalmente estraneo ai fatti che mi sono stati contestati. Le indagini che avevano portato all'operazione del maggio del 2021 erano state avviate a seguito delle denunce presentate da imprenditori lametini circa estorsioni poste in essere da appartenenti alla cosca Bagalà, operante sulla zona costiera compresa tra i comuni di Nocera Terinese e Falerna. Trova un portafogli con 5.000 euro e lo restituisce. Migrante di Vibo riceverà onorificenza da Mattarella. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ma senza essere cittadino italiano. È il paradosso di Mohamed Ali Hassan, 39 anni, somalo, sposato e padre di 6 figli, in Calabria da 13 anni. Il migrante somalo vive a Vibo Valentia, dove fa il collaboratore domestico. Hassan è stato insignito dell'onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'alto senso civico che ha dimostrato nel luglio scorso, quando ha restituito alla legittima proprietaria un portafogli contenente 5.000 euro che aveva trovato per strada. Ho bisogno della cittadinanza italiana in modo da poter ottenere il passaporto senza il quale ho grosse difficoltà, ha detto Hassan. Il passaporto somalo di cui sono in possesso è scaduto da tempo e non so come fare. Hassan riceverà l'onorificenza conferitagli dal Presidente della Repubblica nel corso di una cerimonia in programma il 29 novembre al Quirinale. Caso Bergamini, test PS, ex fidanzata mossa da gelosia ossessiva. Isabella Internò, l'ex fidanzata di Donato Denis Bergamini, imputata per il suo omicidio, era mossa da una gelosia ossessiva e mirava a sposare il calciatore, mentre i progetti futuri di Bergamini non includevano Isabella Internò. A dirlo, nel corso della seconda udienza del processo della donna, che si celebra davanti ai giudici della Corte Assise a Cosenza, sono stati l'ispettore capo di polizia Ornella Quintieri e l'assistente capo Pasquale Pugliesi, sentiti come teste.
I due polizie hanno ricostruito l'arrivo di Bergamini a Cosenza e l'inizio della relazione con Isabelle Internò, all'epoca minorenne, attraverso una serie di lettere d'amore scambiate tra i due e le testimonianze delle amiche di scuola e dei compagni di squadra di Bergamini. In precedenza la Corte ha affidato al perito Nicola Zengaro il compito di trascrivere un centinaio di conversazioni telefoniche ambientali presenti nell'elenco prodotto dal PM. Zengaro si è riservato di consegnare tutto il materiale entro 90 giorni. La difesa non ha nominato propri consulenti. Per quanto riguarda le intercettazioni, i difensori si riservano di indicarle alla prossima udienza. Nel corso dell'udienza è stata acquisita anche una video intervista realizzata da un'emittente locale, nella quale Bergamini diceva di essere felice e di stare bene, contenente anche le immagini dell'ultimo allenamento di Denis Bergamini e materiale fotografico riferito al calciatore e al suo funerale. Alla richiesta si era opposta la difesa della Internò, ma la Corte ha ammesso le foto aggiungendo alcune omissis di alcune descrizioni. Per Teleionio, Salvatore Condito. Mongiana, ripristinato il servizio pre-Covid di Poste Italiane. A partire dal prossimo 29 novembre si procederà al potenziamento delle giornate e orari di apertura al pubblico degli uffici postali di Mongiana. A confermarlo è il sindaco Francesco Angilletta, che spiega che dopo infiniti confronti e solleciti da parte dell'amministrazione, finalmente è arrivata la tanto attesa comunicazione direttamente dai vertici di Poste Italiane. Secondo quanto sostiene il primo cittadino, è stata la responsabile relazioni istituzionali territoriali Sud, Maria Lea Pettolino, ad anticipare telefonicamente la comunicazione, poi arrivata via mail, di ripristino degli orari di apertura degli uffici postali di Mongiana rispetto alla situazione pre-Covid. Questa notizia, afferma Angilletta, rappresenta per la comunità di Mongiana un grande sollievo, in quanto vede garantito un presidio fondamentale e impedisce un ulteriore impoverimento dei servizi al nostro territorio, già pesantemente svantaggiato a causa delle pessime condizioni infrastrutturali. Angilletta ringrazia i vari livelli amministrativi di Poste Italiane per la costante disponibilità al confronto e si augura che questo momento possa essere di buon auspicio per futuri miglioramenti di servizi al cittadino nel nostro bellissimo borgo. Ringraziamenti anche alla cittadinanza, che ha sempre dimostrato le proprie contestazioni con garbo e pacatezza e che ha avuto tanta pazienza. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Molesta ex compagna, divieto di avvicinamento per vigile urbano di Corigliano Rossano. Un vigile urbano di 58 anni di Corigliano Rossano ha avuto notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna, nei confronti della quale avrebbe messo in atto una serie di condotte moleste, impedendole di intrattenere normali relazioni sociali. L'uomo inoltre avrebbe denigrato la donna, soprattutto con coloro con i quali riteneva che l'ex compagna avesse intrapreso un rapporto sentimentale. La misura cautelare messa dal GIP di Castrovilla e Biagio Politano, su richiesta del sostituto procuratore Veronica Rizzaro, è stata eseguita al personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Corigliano Rossano. Le indagini che hanno portato all'emissione del divieto di avvicinamento sono state avviate sulla base di una denuncia querela per atti persecutori presentata dalla donna agli inizi di novembre. La relazione tra il 58enne e la vittima delle molestie era durata 10 anni. L'uomo avrebbe anche pedinato la donna e l'avrebbe perseguitata con telefonate e messaggi di natura offensiva, provocandole gravi stati d'ansia e di paura, al punto da infonderle timori per la sua incolumità e costringendola anche a cambiare le sue abitudini di vita. Per Teleionio, Salvatore Condito. Perseguita e minaccia di morte l'ex moglie, 39enne arrestato per stalking nel Catanzarese. L'ha minacciata di morte per costringerla ad obbedire ai suoi ordini. Purtroppo ancora una volta la vittima è una donna, che però ha avuto la forza di denunciare ai carabinieri le violenze subite dall'ex marito. Un imprenditore di 39 anni di Sellia Marina, già aggravato da precedenti di polizia specifici, era stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'agosto scorso in seguito alle denunce della sua ex moglie, la quale nel corso di un procedimento civile di separazione aveva chiesto aiuto ai carabinieri poiché è costretta a subire quotidianamente vessazioni, minacce, insulti, nonché atti persecutori che la costringevano a vivere in un costante stato d'ansia e timore. Successivamente però al 39enne era stata sostituita la misura restrittiva degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Da quel momento l'incubo per la giovane donna era ricominciato con la ricezione continua di messaggi e telefonate da parte dell'ex marito, il quale tentava in tutti i modi di incontrarla fino ad arrivare al più grave degli episodi in cui l'uomo, in preda dalla gelosia, aveva tentato di avvicinarla mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato, riferendole che se lei non se ne fosse andata via dalla Calabria l'avrebbe uccisa.
Ormai allo stremo delle forze, la vittima si è rivolta ai carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia ed hanno segnalato dettagliatamente tutti gli episodi di vera e propria persecuzione all'autorità giudiziaria, attivando le procedure del codice rosso a tutela delle vittime di violenza di genere, che prevedono un intervento immediato dell'autorità con la possibilità del collocamento della vittima in una comunità protetta. L'intervento di personale specializzato per fornire supporto psicologico, nonché la comunicazione urgente della notizia di reato all'autorità giudiziaria per l'eventuale adozione di misure precautelari e cautelari. Non è tardata ad arrivare la risposta del Tribunale di Catanzaro che, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare eseguita nello... Violenta e rapina una escort a Cosenza, arrestato dalla polizia. Personale della squadra mobile di Cosenza ha eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari a carico di un cosentino di 26 anni, indagato per violenza sessuale pluriaggravata e rapina ai danni di una donna di origini romene. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo, è giunta a conclusione delle indagini della mobile avviate dopo la richiesta di intervento da parte della vittima. Quest'ultima ha denunciato che nella giornata del 26 ottobre scorso, rispondendo a una richiesta su un sito di incontri privati, ha ricevuto in un B&B un individuo che pretendeva di consumare un rapporto senza protezioni. Al rifiuto della donna, l'uomo l'ha violentata e, dopo averla picchiata, le ha sottratto 250 euro che teneva in un cappotto, fuggendo subito dopo. Le indagini, svolte da personale della squadra mobile con l'acquisizione di immagini di videosorveglianza del B&B e delle zone limitrofe e l'analisi dei tabulati del telefono della vittima, nonché l'escussione di alcuni testimoni, hanno portato all'identificazione dell'uomo già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Un anno senza Loredana Scalone, Staletti non dimentica. Si stringe la comunità nel ricordo di Loredana Scalone, barbaramente uccisa da 28 coltellate da Sergio Giana, l'uomo con cui aveva una relazione tormentata, culminata nella morte. Il suo cadavere trovato una mattina di un anno fa tra gli scogli di Pietragrande. L'amministrazione comunale del sindaco Alfonso Mercurio ha inteso interpretare i sentimenti di tutta la popolazione e, ritrovandosi nella chiesa Santa Maria Assunta, dove il parroco Don Rosario Greto ha celebrato una messa nel suo ricordo. Loredana Scalone era una donna di grande cuore e animo, sempre pronta ad aiutare tutti, lavorava come collaboratrice domestica, sempre con il sorriso pronto. Un amore malato che nel giorno del ricordo delle vittime di violenza lascia una profonda amarezza. L'amore spesso diventa possessione, trasformando le persone da soggetto a oggetto di desiderio. Oggi i casi di femminicidio sono in costante aumento, malgrado il codice rosso che ha inasprito le pene. Nel corso della celebrazione eucaristica, il parroco Don Rosario Greto ha ricordato la figura di questa giovane donna e mamma, il suo sacrificio, il suo amore per la vita, la triste e atroce morte. Conclusa la celebrazione eucaristica, un corteo si è recato presso il viale San Gregorio, dove è stata sistemata una panchina rossa che ricorda questa donna uccisa e abbandonata in una notte di settembre in mezzo agli scogli, un minuto di silenzio ed un cero come simbolo di luce e pace. A Chiaravalle, incontro dibattito sul tema donne e web, violenza di genere ed educazione ai sentimenti.
Presso l'Aula Magna dell'Istituto Enzo Ferrari di Chiaravalle si è tenuto un incontro dibattito dal tema donne e web, violenza di genere ed educazione ai sentimenti. Beh, è un'iniziativa molto importante. Innanzitutto abbiamo visto tutta la comunità di Chiaravalle insieme, abbiamo visto gli amministratori comunali, i genitori, gli studenti poi che hanno partecipato attivamente e il dirigente che è colui che davvero è stato il regista insieme ai docenti referenti di questa importante manifestazione che tratta temi molto molto attuali. Un tema molto attuale è quello della violenza sulle donne, e il suo parere? Beh, il mio parere è che ci dobbiamo tutti impegnare, la scuola e la famiglia hanno un ruolo fondamentale per poter diciamo, dare indicazioni e contribuire al miglioramento e cercare di fare argine a questi femminicidi, a queste situazioni. Secondo noi, uomini di scuola, riteniamo che nell'educazione, nella formazione, nella riflessione, nell'ascolto è fondamentale questa indicazione che la scuola dà per poter risolvere il problema. Sentiamo in merito l'avvocato criminologa Claudia Ambrosio. Allora, è molto importante che i ragazzi conoscano tutti i rischi del web. Nessuno vuole demonizzare questo strumento che è fondamentale, però bisogna saperlo usare. E alle volte le donne subiscono tanta violenza anche a mezzo web, quindi giornate come questa ci aiutano a far conoscere i ragazzi quali sono questi pericoli e quindi avviarli ad un uso più consapevole delle tecnologie. Quanto è importante però denunciare tutti questi fattori? Allora, denunciare è fondamentale. Oggi la normativa ci aiuta tanto e abbiamo tante norme, dal cyberbullismo al codice rosso, che tutelano la donna. Però la legge interviene sempre dopo, quindi la legge da solo non basta. È fondamentale che ci sia la legge da una parte, ma anche l'impegno della famiglia, della scuola e della società per prevenire prima ancora che reprimere. Hanno partecipato all'incontro gli amministratori comunali di Chiaravalle, Stefania Fera, Liberata Donato, Isabella De Masi e Marzia Sanzo. La scuola oggi ci ha fornito veramente uno spaccato bellissimo anche della società civile, della donna nelle professioni, della sensibilità dei ragazzi, della sensibilità delle dirigenze scolastiche, e quindi ha dato anche il privilegio all'amministrazione a partecipare a una manifestazione che è stata tanto a livello culturale ma anche a livello emotivo, perché ha dimostrato non solo che la questione femminile è una questione veramente annosa, ma che ha oggi una questione di cui se ne parla liberamente e dove si vuole intervenire in modo deciso e concreto. E per farlo c'è bisogno di una rete fortissima fra quella che è la scuola, la politica e quella che è la cittadinanza. Soddisfatto il dirigente scolastico Saverio Candelieri. Sì, è un'iniziativa che è stata preparata, per la quale i ragazzi hanno posto un grande impegno, e il risultato di oggi ci dà grande soddisfazione, sia perché ritorniamo a vivere una dimensione che purtroppo i 2 anni di pandemia hanno sacrificato all'interno della vita scolastica. Quindi questo convegno molto partecipato, che è stato seguito da quanti non hanno potuto trovare spazio nell'aula magna, in diretta streaming e nelle varie classi, ma che ha trattato un tema che è all'attenzione della nostra offerta formativa, secondo quelle che sono le indicazioni del Ministero. Già dalla legge Moratti è stata introdotta la cosiddetta educazione ai sentimenti, e che nella giornata odierna si coniuga con quello che è il tema della violenza contro le donne, che i dati purtroppo ultimi ci confermano essere molto preoccupante, e che una violenza che avviene non soltanto dicevamo offline in condizioni normali, ma che purtroppo avviene spessissimo attraverso il web, in online, un web, il web, quindi il mondo virtuale, che deve essere conosciuto
conosciuto certamente nelle grandi potenzialità che offre, ma anche conosciuto per quanto attiene i pericoli che si nascondono. E non c'è una buona prevenzione se non c'è una buona conoscenza di quello che è il fenomeno, e attraverso gli autorevoli interventi del professor Macri e della criminologa Ambrosio sono stati trattati vari aspetti riguardo alla tematica, aspetti che non finiranno per essere conclusi nella riflessione degli studenti e dei docenti nella giornata odierna, ma che continuano ad essere tracce fondamentali di un percorso all'interno di quello che è il progetto che la nostra scuola sta portando avanti, Pari lo impari a scuola, e che proseguirà con una serie di interventi mirati sotto forma laboratoriale. La giornata odierna si è poi conclusa con l'inaugurazione di un bellissimo murales che è stato realizzato dagli allievi all'interno del progetto di contrasto alla povertà educativa, una delle attività organizzate nell'ambito del piano estate e scuola. E poi una dimensione che abbiamo avviato, che è quella della realizzazione di un gruppo musicale, di una band musicale del nostro istituto, e si è dato anche spazio alla creatività degli studenti, che hanno realizzato un prototipo di porta cellulare a forma di scarpetta rossa, proprio per coniugare l'attività laboratoriale attraverso la progettazione e poi la realizzazione con la stampante 3D, e quindi l'attività di realizzazione di questo gadget e la tematica inerente appunto alle donne e al web. È un'offerta formativa che si conferma ancora molto ricca, molto ampia, ma che soprattutto tende a rendere i nostri studenti guidati con attenzione dai propri docenti al centro di quello che è il progetto scuola. I am.